Amici di MS Channel, amici di MS Sport, amici social, amici di FL Sport, bentrovati in una nuova puntata di Fighters Life. Quest'oggi, perché siamo in registrazione, e ci troviamo ospiti di Occhiale Matto, ospiti di Leonardo, ospiti di Giordano, ma soprattutto in compagnia di Mirko Geografo che tra pochi giorni torna sul ring. Ciao Mirko, trovato. Ciao Valerio, bentrovati a voi. È sempre un piacere stare insieme. Allora, ci troviamo qui da Occhiale Matto, partner di Mirko Geografo, nuovo partner anche di Fighters Life, quindi è un piacere trovarci in, in questa insolita location, ma molto frizzante, molto giovanile, molto fashion, molto bella. Sì, è una location per le interviste nuova per noi, però sì, è, veramente una, è veramente bello insomma, stare qui e eh, collaborare con loro di occhiali matto perché sono dei ragazzi che validi, sono bravi ragazzi e soprattutto sostengono il pugilato e me in, questo, in questa preparazione per questo match molto importante. E, e niente. Ovviamente poi avremo modo anche di sentire sia Leonardo che Giordano e quindi parlare in esclusiva di occhiale matto, ma adesso andiamo a capire quello che sarà il tuo match. Innanzitutto si scende dalla categoria pesi medi alla categoria pesi welter, una cosa importante. In solida di solito si tende a salire, tu sei sceso addirittura di due categorie, senza passare poi nella categoria intermedia de, che sarebbe quella dei superverter. Sì, allora, diciamo che io ho iniziato la mia carriera da professionista per i, nei primi match da, da super Verter. In realtà, poi dopo il dopo tot match, insomma, mi è stato. Eh, richiesto la, di, di fare il titolo italiano contro Spada e quindi mi sono, eh, ho accettato e sono salito di categoria per fare il titolo sono rimasto nella categoria dei medi per svariati titoli per la difesa, per il WBA internazionale però poi ho visto che con l'andare avanti con i match con, trovando pugili più esperti a livello internazionale quello era un po' un peso che mi era un po' largo, quindi ho, ho cercato con un nutrizionista di, di scendere, nei superverter ci stavo tranquillamente e poi abbiamo pensato ma perché non fare una prova nei Verter, visto che con i, nei 69 nei superverter ci stavo tranquillamente. L'abbiamo fatta, è andato bene, adesso siamo pronti a scalare le classifiche anche dei Velter. Un titolo IBF latino che eh, disputerai a Genzano di Roma il prossimo 19 di giugno. Come ti sei preparato a questo, a questo incontro? Ci hai detto che sei stato seguito ovviamente da un nutrizionista, quindi 66 kg e 600 di peso, per te che eri abituato a farne 72 kg. Ci ha detto che sei rientrato bene. Per il discorso legato invece... A questo peso, quindi al peso dei 66,6, in relazione alla preparazione e quindi ai guanti allo sparring in palestra, come ti sei trovato? No, mi sono trovato bene, bene, non abbiamo avuto intoppi. È stata una preparazione molto lunga. Io, in realtà, da, da quando c'è stata la pandemia, insomma, che ha bloccato un po' tutto, non mi sono mai fermato, non mi sono mai arreso, mi sono sempre tenuto in allenamento proprio per, per ripartire appena, appena possibile e così insomma è stato, Nella, la preparazione è stata ottimale, ho fatto sparring con Pugili Mancini verso che combatterò con, con Pugile Mancino. E ho fatto sparring con Natalizzi, Mirko che ringrazio anzi è stato molto disponibile sia lui che il suo maestro Stefano Magni e con altri pugili che professionisti che ho in palestra che ormai abbiamo creato un bel team di, di professionisti c'è cioè Francesco Russo, Sebastian Mendizzabal che combatterà pure lui il 19 a Genzano e, e è andato, insomma, mi sento in forma, e non vedo l'ora di, di salire sul ring si è parlato, o perlomeno voci di corridoio, dicevano che potevi essere il, uno sfidante o comunque il prossimo sfidante di Matteo Signani per l'Europeo dei Pesi Medi. Si fosse palesata innanzitutto voglio sapere se è vera questa cosa, se c'è un fondamento o no, senza che entri nei particolari. Eh, ovviamente non ti chiedo questo, ma se sì... Cosa ti ha spinto a non, a, non in, a non proseguire su quella strada? Visto che un campionato d'Europa non è che è una cosa di tutti i giorni sì, c'era la possibilità, poi c'è stato un intoppo perché io avevo una mano fratturata da quel periodo, e di conseguenza eh, è saltato. È saltato e visto che considero che, che non c'è stata più la possibilità di, di effettuare magari una difesa del titolo italiano tra italiani, tra me e Signani? Eh, sì, europeo tra messignani ho pensato bene di, di ritornare insomma di scendere di categoria e affrontare la categoria dei pesi verteri e, e raggiungere magari un titolo europeo nei, nei pesi verteri allora ovviamente tutti i presenti nella categoria Pesi Welter, dopo aver vinto e difeso il campionato d'Italia, dopo aver vinto il titolo WBA International, adesso l'IBF Latino, quali sono i tuoi obiettivi in questa nuova categoria, in questa nuova sigla su cui ti affacci? Ovviamente step by step c'è cioè prima un match da conquistare, un match da vincere, e soprattutto ecco, entrare in una nuova classifica dove già ci sono, ci sono dei ragazzi che stanno facendo vedere tante cose sia a livello nazionale che internazionale. Certo, certo, infatti la prima cosa che ti stavo per rispondere era: innanzitutto l'obiettivo è quello del 19, cioè vincere e portare a casa la cintura quello. È l'obiettivo, è il solo obiettivo che adesso ho in testa: battere Paolo Cesar Galdino. E dopo di quello, ci si sederà, sederà a tavolino. E spero in una difesa non troppo lontana da, dal 19, dopo aver vinto. Sottolineo, e, e quindi sì, continuare a scalare la classifica dei pesi verter nella, nella sigla IBF sarebbe, sarebbe una buona, un buon continuo di carriera per poi aspirare sempre a un titolo più importante Può essere, sarà questo il vero banco di prova della tua nuova categoria di peso? Ossia pensi che questo match, sui, insomma, questo match internazionale possa essere realmente la cartina di tornasole per sapere se puoi fare il peso welter o comunque se non ti sentirai poi al 100% magari Proverai la categoria intermedia quella dei supervelter? Eh, sì, diciamo questo è un ottimo test eh, sui 10 round, quindi un test eh, con un match titolato è più che valido per sapere se, se mi sento in forma. Ma questa è una cosa che già so. Ti confermo che già ho fatto delle prove in questo peso e non ho problemi a mantenerlo e a combattere in questo peso. Mi sento in forze. E, e l'unica cosa che voglio adesso è salire sul ring. È tanto tempo che non combatti per un titolo. Sei un pugile ormai esperto perché eh, hai combattuto per il titolo italiano con Domenico Spada, che ha combattuto sui ring di, 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 di tutta Europa ed è andato addirittura in Messico per un campionato mondiale. Hai difeso, hai difeso il, tuo, il tuo titolo italiano, hai fatto un titolo internazionale, però. C'è un po' di ruggine sulle 10 riprese, visto che è tanto tempo che non combatti su una distanza più lunga di quella dei 6 round, ma a dirti la verità mi trovo meglio adesso, con l'esperienza insomma, ad affrontare match sulla lunga distanza. Cioè, eh, delle volte, magari nelle sedute di, con pochi round, 6 round, eh, ancora, ancora mi sento magari di, di scaldare. Sono un po' un diesel. E perciò devo dirti: no, non mi sento questa ruggine, questo, questo blocco più che altro che potrebbe essere emotivo lontano da, da un titolo. Ho disputato anche i 12 round quando ho combattuto per un WBA. Ormai e mi, sento, mi sento pronto, insomma, mi sento con la giusta esperienza per affrontare titoli alla lunga distanza. Acquisterai sicuramente. Il fatto di non trovarti di fronte avversari più pesanti, quindi avversari di 76-77 kg che si definiscono a pesi medi, ma troverai quindi avversari sicuramente più piccoli. Tu sei alto quasi 1,80 m. Cosa acquisti da peso Welter e invece cosa vai a perdere rispetto a quando facevi il medio? Beh, sì, sicuramente vado a prendere più strutture. Cura muscolare nei welter visto che, comunque, sia sì, faccio un piccolo taglio di peso e arrivo, arrivo nei 66,6. Comunque sia, c'è da dire che a livello internazionale questo metodo viene usato quotidianamente: ogni pugile fa questo metodo, quindi si combatte poi alla fine quasi si combatte alla pari. Eh, è proprio per questo che ho voluto anche cambiare categoria perché finché combatti in match eh, in Italia, a titoli italiani, non è una pratica che si usa molto. Quando vai a scontrarti con i pugili che vengono dall'estero, che praticano una disidratazione, alcuni anche di 10 kg, eh, questa ormai per loro è una prassi che si fa ad ogni match e il giorno dopo ti ritrovi <ride> da 72 kg e 500 ti ritrovi l'avversario che sta a 76-77 kg quindi è tutt'altra corporatura tutt'altro peso e come te ben sai il peso influisce tantissimo su, sulla prestazione su, sul match Allora, tolto il discorso fisico e sul peso, cambierai anche modo di combattere? Comunque andrai a rivedere quelle che sono le tue caratteristiche tecniche oppure no? O, quindi vedremo un Mirko Geografo diverso sul ring o, oppure pensi di mantenere le tue stesse caratteristiche che avevi quando facevi il medio e penso sì, con il maestro abbiamo curato ogni dettaglio, con il mio maestro Emiliano Filippi e quindi mi sento cambiato da, dall'ultima volta cioè, la mia box sicuramente è cambiata è diventata una box più compatta più professionistica e meno eh, scusami il termine girando l'ora con le gambe diciamo, cerco di andare più dritto al sodo e di infierire un po' di più con, con, i, con colpi pesanti però insomma poi queste sono tutte cose che la, la preparazione e la tattica che viene preparata per il match è una cosa poi il match in sé per sé è tutta altra cosa, quindi le carte poi sul match stesso, il giorno stesso possono cambiare, poi la tattica può cambiare round dopo round, quindi non so, non posso dirti succederà questo, ti posso dire sono pronto a tutto, quello sì. Mirko Geografo è pronto a tutto, amici di Fires Life, noi saremo pronti a sostenere questa sua nuova avventura da peso velter, questo suo match per il titolo IBF Latino. Con questo non mi rimane altro che augurarti un grande in bocca al lupo, saremo pronti a sostenerti e quindi di vedere con curiosità quello che avrai da dire da Peso Velter Surrin. Grazie Valerio e grazie dell'in al lupo e ci vediamo il 19 e subito dopo anche. Grazie grazie a Mirko Geografo. E si ritorna per la seconda parte di Fighter's Life. Siamo con Leonardo di Occhiale Matto che gentilmente mi ha prestato questo occhiale fashion. Questo lo porti a casa. Allora, dai, grazie. È bellissimo, bellissimo. Allora, eh, Leonardo Occhiale Matto. Innanzitutto via Baldo degli Ubaldi 212 a Roma, Fashion Style. Comunque. E anche a via Tuscolana eh, 487A. Allora, nuovo partner di Fighters Life e, e quindi ti ringraziamo, vi ringraziamo per sostenere la nostra, la nostra trasmissione, ma anche partner della preparazione di Mirko Geografo nel, nel suo prossimo incontro. Innanzitutto, eh, come ti sei appassionato al pugilato? Perché siete entrati nel mondo del pugilato? Allora, diciamo che vabbè, la passione dal pugilato, del pugilato è una cosa che va da sempre. E anche io sia io che il mio socio abbiamo fatto questo sport da ragazzi. Poi adesso, tramite la conoscenza di Alberto e Massimiliano, e ci siamo agganciati con Fighters Life. e Anche il grande Mirko, geografo, è, è entrato a far parte della grande famiglia di Occhiale Matto. Cosa dobbiamo aspettarci da queste partnership, Leonardo? Eh, chi ha occhiale matto non trema, quindi sicuramente Mirchetto spaccherà tutto. È ovviamente diventato, è diventato, può diventare il nostro must, chi ha occhiale matto non trema. Vi aspettiamo, occhiale matto, via Tuscolana, via Baldo degli Ubaldi 212, insieme a Leonardo, insieme a Giordano, insieme a Michael, tutta la grande famiglia di occhiale matto vi aspetta. Amici di Fighters Life, con Leonardo qui da occhiale matto, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi invitiamo a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters e chi sciocchia le matto non trema. I am great fighters. I heard people say that Joe Lewis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching their footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.